alla quale chiedo di tributare un grande applauso. Grazie. Bene, grazie. Beh, effettivamente veramente bello vedere questa piazza qui da, dall'alto. Vediamo una bella cartolina. Beh, mi fa veramente piacere essere qua a condividere con voi questa bella serata di sport con queste due squadre, volley e calcio. Cosa dire se non fare dei complimenti per la serata e dei ringraziamenti? Ringraziamenti per questa sera, ma ringraziamenti per quello che fanno tutti i giorni per i nostri ragazzi, perché fanno sport, sport di squadra vuol dire socializzazione, vuol dire comunque essere assieme. E ricordiamoci sempre che lo sport deve essere innanzitutto divertimento. Bello questi, questi ragazzi vengono a casa, ovviamente hanno vinto, ma penso sia ancora più bello quando arrivano a casa e si sono divertiti. E questa è un po' quello, la domanda che dobbiamo fare noi genitori: ti sei divertito? Sì, allora diciamo che è andata bene. Quindi grazie, grazie a tutti per la serata, grazie. Grazie a lei, sindaco. Grazie, signor sindaco. Abbiamo l'onore anche di avere il presidente del consiglio comunale, alla quale chiedo di tributare un applauso. Buonasera. E vi chiedo un paio di parole. Grazie, buonasera a tutti. Effettivamente non vorrei ripetere cosa ha detto il sindaco, però è veramente una bella serata di sport, avere le due squadre di Cherasco qui presenti, il volley e la cheraschese, che iniziano le stagioni con questo bel saluto di tutta quanta la città. Sono due squadre importantissime per la città. La città di Cherasco è una città, oltre che di arte, di storia, di cultura, anche una città di sport. Abbiamo due bellissime società che sono vicine ai giovani, fanno dello sport, fanno dell'attività, ma un ringraziamento è da dare, oltre che ai dirigenti che sono così disponibili con tutte quante le famiglie, a tutte le famiglie che sono veramente, per tutti gli sport, non solo per il calcio, per il volley, ma per tutti gli sport, sono veramente la base dello sport, perché grazie alle famiglie che portano i bambini e le bambine ad allenarsi nei campi da calcio e nei campi da volley, tutti quanti gli sport le portano in giro per le palestre e per i campi da calcio. Esatto. E il nome della squadra. Tengono viva la città, tengono viva la squadra e fanno fare dell'attività sana ai loro bambini. Assolutamente. Quindi, grazie assolutamente. Ai dirigenti, grazie alle società e grazie a tutte quante le famiglie per quello che fanno per i bambini, per la città. Brava, brava. Allora, una domanda e ti concediamo, dai. Com'è? Ah, è facile.